Io sono un centro pediatrico, quindi ce le pone normalmente il genitore. La domanda più frequente è sicuramente: mio figlio potrà condurre una vita normale? Di che cosa devo preoccuparmi? O potrà avere figli? Molto spesso queste sono le domande più frequenti. Generalmente, le persone con emofilia mi chiedono se esistono delle attività fisiche che possono praticare in sicurezza. È un'altra delle domande ricorrenti, soprattutto per gli adulti, quando bisogna pensare a un intervento di protesizzazione, cioè quando è proprio fondamentale farlo. E un'altra delle domande è se il fisioterapista è necessario rivolgersi insomma, al fisioterapista dopo ogni evento emorragico. Al nostro centro si parla un po' di tutto, devo dire la verità, ma gli interessi più gettonati, sport e vita sessuale. Gli adolescenti mi chiedono, o meglio, esitano a chiedermi se il loro corpo e quindi la loro funzione, cioè la funzione del proprio corpo, perderà nel tempo come vedono in molti adulti con emofilia. È uno strumento comunicativo innovativo, sempre disponibile, spesso anche esaustivo e quindi noi abbiamo fatto il lavoro, voi metteteci alla prova. È un progetto stimolante che ha consentito comunque di metterci nei panni del paziente, permettendo comunque di formulare delle domande e soprattutto delle risposte, nella speranza che siano in grado di soddisfare la curiosità e i bisogni dei pazienti.